Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Sto facendo un video di tante cose perché non so che cosa fare. Se voi sapete qualcosa che potrei fare, ma non videogame al computer tipo Minecraft perché io non riesco a scaricarmelo. Cioè, però c'ho Roblox ma non so come fare, poi vedrò se riesco. Ma per ora vi faccio vedere questo video. Allora, questo video parla dei mostri di Minecraft. Io ne sono riuscita ad individuare qualcuno che cosa potrebbe essere. E ora ve li faccio vedere. E li ho pure disegnati. I miei disegni però. Ma comunque ve li leggo io. Iniziamo con l'Enderman, quel mostro che ha le braccia lunghissime, il corpo più o meno pure, che secondo me l'uomo della fine, perché appunto, pensate, Enderman, Omen significa uomo, specificando pure le femmine però. E End, non avete sentito in quei film che dice end, significa alla fine. Quindi end R non so che cosa significa, ma facciamo finta non c'è. Man, Ant-Man, l'uomo della fine. Poi c'è lo zombie, che è lo Steve morto. Quando noi moriamo, vabbè, no, non diventiamo zombie, è chiaro, però ci decomposizioniamo, vabbè. E lo zombie quindi è lo Steve morto. Poi c'è lo scheletro, che è lo Steve stramorto, che quando pure noi, questa cosa succede pure a noi, quando noi moriamo, dopo un po' diventiamo tutto ossa, niente carne. E quindi lo scheletro è lo Steve stramorto. Tutti Steve, perché Steve, come sapete, è il primo personaggio di Minecraft. Quindi non può essere altro che lui. Poi c'è il vampo, che è lo Steve morto nel fuoco. Io odio tantissimo i vampi. E sono i mostri che odio di più. Ma poi vi racconto un'altra cosa. Ok, quindi con i mostri che ho capito io che cos'erano, abbiamo finito. E ora passiamo a un'altra cosa. Sorpresa, ho fatto la famiglia di Herobrine. Allora, questo è Aeroplane. Secondo me si potrebbe sposare con la strega, che è l'unica mob femmina. Almeno credo proprio di sì. Si è sposato e hanno fatto questi figli. Lo scheletro. E lo zombie, cioè i principali mob che si trovano facilmente. E poi questo che vedete qua è Notch, il creatore di Minecraft, che come sapete è suo fratello, quello disegnato magro che sembra, anzi lui sembra Herobrine perché non c'era molto spazio. E poi invece suo fratello, diciamo, è il Villagers. Villager, Testificate, Villici, come li volete chiamare voi. Si chiamano in tanti modi. E poi ho fatto il servo di Herobrine e il Pigman Zombie. Poi il servo della strega e l'Enderman. Veramente il Pigman Zombie l'ho preso a caso perché non sapevo cosa prendere. Però mi era venuto la prima volta l'Enderman. Poi
visto non sapevo cosa fare, ho fatto Pigman Zombie. Pigman, 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 Pigman. Uomo maiale, uomo macello. Quindi questa è la famiglia di Herobrine. Questi sono i mob che ho capito che cosa erano. Ma prima di salutarvi, vi devo dire una cosa. Allora, i mostri che amo e che odio. Allora, io amo principalmente gli scheletri. Poi, al secondo posto che amo ci sono i ghast. Sì, per me i ghast son facili da combattere. Il problema è arrivarci, non è il problema sconfiggerli. Poi al terzo posto ci sono i creeper, sono così pucci. E poi quelli là che odio, al primo posto c'è il vampo perché lo odio, non sapete quanto. Vampo, o come lo volete chiamare voi in inglese, io lo chiamo vampo. Poi c'è, al secondo posto ci sono i Pigman Zombie, pure loro non c'è una certa confidenza. E poi all'ultimo posto di quelli che odio ci sono gli scheletri neri. E poi il boss dei boss più forte è il Wither. Ok, da questo video è tutto. Io c'ho pure un secondo canale che si chiama Mantar, che faccio video con la mia migliore amica, seconda migliore amica. Quindi grazie a tutti per essere stati con me. E ci vedremo in un'altra puntata. Ah, e ditemi qual è il vostro mob preferito e quello che odiate di più. E poi pure su che cosa potrei fare dei video. Ciao!